Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Un autista di un autobus è stato pizzicato e ripreso con il telefonino di un passeggero mentre inviava sms durante la guida. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale ed ora l'autista rischia sanzioni disciplinari da parte dell'azienda per cui lavora, oltre che una multa e la revoca di 5 punti della patente in base all'articolo 173 del codice della strada. Secondo lei è giusto che riceva una sanzione disciplinare da parte dell'azienda o oppure si sta esagerando? Gli strapperei anche la patente. Gli strapperebbe la patente? Sì, esatto. Ma non è tanto per il discorso della patente in se stessa, è che tutti quanti vanno in giro col telefonino, telefona uno, telefona l'altro, poi dopo fanno l'incidente, poi piangono, oh come mi dispiace, così. Cioè, quando c'è in mano un camion, un mezzo così, devi essere responsabile, se no te stai a casa tua. Punto. Soprattutto forse in quel caso in cui ci sono anche dei passeggeri. A parte i passeggeri, ma anche in macchina uguale, tutto quanto. L'80% è basato solo ed esclusivamente su telefonini, su questo, su quest'altro. Perché la gente è distratta da queste cose qua. Io lo abolirei completamente. A parte che io il telefono lo uso anche poco, magari perché lo uso poco io, però secondo me non è una gran cosa. Ma una sanzione un po' moderata se è la prima volta, perché se è recidivo le cose si complicano. Adesso io su quel pullman non ci sono andato, ma se ci fossi io e vedo che lo fa una volta, gli dico qualcosa e poi lo rifà, allora sì. Però prima di arrivare agli estremi può essere anche una telefonata, c'è da vedere, può darsi che andava piano, che erano in colonna, però le cose succedono. Siccome io ho una pelle sola e ho già una certa età, vorrei campare ancora un po' e quindi qualcosa le direi. Quindi è sbagliato chiudere un occhio? Sì, cioè dirlo personalmente, guarda che lei sta facendo un servizio pubblico e qui c'è gente adulta, piccola, può dover fare una frenata di corsa all'ultimo momento perché non è attento, però non farne un dramma, c'è gente che fa di peggio. Certo che finché va bene, però poi se va male? Secondo me è giusto che non si metta alla guida, si metta alla guida tranquillo e non abbia idee strane di bere o usare il telefonino, quindi è giusto che paghi per i suoi errori. Non bisogna chiudere un occhio, bisogna controllare e monitorare bene. Se lei fosse stato il passeggero, avrebbe realizzato quel video inviandolo poi agli organi di stampa e denunciando l'accaduto? Essere obiettivi non lo so, però per essere proprio regolare sì, l'avrei fatto. Sicuramente avrei fatto sapere il fatto, così che non si ripeta più. Avrei denunciato il fatto. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.